Buonasera a tutti, un abbraccio d'amore e di pace qui dalla città di Assisi. Siamo qui insieme a Padre Guglielmo Spirito oggi per parlare degli angeli e dei santi. In particolare oggi parleremo degli angeli, queste figure meravigliose che il Signore ci ha messo accanto e che troppo spesso ce ne dimentichiamo. Buonasera Padre Guglielmo, buonasera. Benvenuto, grazie di essere qui con noi. Io ho conosciuto Padre Guglielmo ad un convegno dove si presentava il suo libro e gli ho chiesto che l'essenziale è invisibile agli occhi e mi ha catturato la mia attenzione veramente nel modo in cui descrive queste figure. Lui, adesso ve lo presento, è un professore, è di origine italo-argentina, è un frate conventuale francescano, è di origine italo-argentina ed insegna spiritualità all'Istituto Teologico di Assisi, al San Bonaventura Seraphicum di Roma e all'Antonianum, scusi, di Roma. E si occupa di spiritualità patristica e di letteratura. Fa numerosi convegni e ha scritto numerosissimi libri, tra cui questo di cui parleremo oggi. Quindi siamo qui, benvenuto, è stato veramente un piacere averla qui con noi e soprattutto è una gioia poter parlare di queste figure angeliche che troppo spesso sono diciamo, nel nostro immaginario fiabesco. Invece lei in questo libro ce le descrive completamente in un altro modo. Allora, io leggendo il suo libro, lei ci scrive proprio che gli angeli non appartengono non solo alla narrazione popolare e fiabesca, né alla galassia cosiddetta New Age di cui si parla tanto oggi, sono piuttosto il segno della presenza di Dio, strumenti di luce e di consolazione per ogni uomo. Quindi, quello che narra nel suo libro nasce da un'esperienza personale. Ci racconta com'è nato in lei il desiderio di scrivere un libro sugli angeli? Ero davvero molto sconcertato di notare ogni volta, in occasione di numerosi viaggi o predicazione o convegni, sia nelle stazioni ferroviarie, sia negli aeroporti, che uno trova dei scaffali completi. Di scaffali completi dedicati agli angeli. Allora, sfogliando questi testi, me ne accorgevo che era un qualcosa di molto ambiguo e normalmente piuttosto fuorviante, e mi ha incominciato a incuriosire la grande attenzione che evidentemente se pubblicano tutta questa roba vuol dire che qualcuno è ricerca. interessato. In quel frangente di tempo un collega ha pubblicato un suo studio sugli angeli decaduti, sul demonio, con una serie di affermazioni critiche un po' sconcertanti, e non era. Mi soddisfaceva tanto poco quanto quello che vedevo negli scaffali in giro. Allora, confrontandomi con alcuni amici, mi hanno detto: ma se invece di lagnarti per quello che vedi che viene pubblicato, perché non scrivi qualcosa te? Sono abbastanza pigro, quindi non lo volevo fare a causa della pigrizia. E poi mi sono detto, ma potrebbe darsi anche da un punto di vista francescano, forse i francescani si sono occupati di questo universo invisibile, e non vedendo che ci fosse granché di pubblicato, ma che nelle fonti bisognava tuffarsi, scavare, quindi di nuovo la mia pigrizia mi sconsigliava di farlo, alla fine mi decise di incominciare a fare un'esplorazione per vedere se davvero dal tempo di San Francesco in poi i frati si fossero interessati davvero al mondo degli angeli. E avendo fatto delle scoperte veramente curiose, ho detto: beh, forse vale la pena di condividere quanto
quanto ho scoperto. Bellissimo, allora bisognerà ringraziare questi suoi amici che l'hanno esortata, perché il libro è veramente bellissimo. Io poi vi darò il titolo, lo faremo vedere anche in sovraimpressione, perché dovete leggerlo, è veramente bello. Anche il modo in cui è scritto veramente riempie il cuore. Volevo dire, è bellissima, mi è piaciuta anche la prefazione che è stata fatta da Fra Timothy Radcliffe. All'inizio dice che non lui stesso dice che non pensava più agli angeli da molto tempo, poi l'incontro con il suo libro. Ecco, devo dire che anche io, leggendo il suo libro, ho cominciato a ricercare costantemente, con più costanza, questa figura del mio angelo custode accanto a me, che lei nel suo libro chiama il doppio celeste. Questa cosa mi ha molto affascinato, questo doppio celeste, un doppio di me che però è celeste. Quindi poi sono una sognatrice, forse in questo non c'entra nulla, però comunque mi ha affascinato. Allora le chiedo, quanto è importante secondo lei oggi, padre Guglielmo, fra Guglielmo, parlare degli angeli nella Chiesa? Lei ha nominato il libro di Timothy Radcliffe, è la cosa migliore del libro. La prefazione di Timothy Radcliffe, un frate dell'Ordine di San Domenico, già generale dei Domenicani, mio amico, uno dei più grandi teologi viventi, è la prima volta che lui fa la prefazione di un libro in Italia. Ecco, quindi Il che, come dire, è stato un gesto di amicizia e di fiducia nei miei confronti. Lui appena ha pubblicato un volume in inglese, Alive in God, A Christian Imagination, no? Vivi in Dio, una immaginazione cristiana, un immaginario cristiano, dove riprende alcune delle cose che dice in questa prefazione, cioè il fare attenzione a partire dalla rivelazione al mondo invisibile, non per pura fantasia, ma per scoprire come la profondità del reale, espande enormemente la nostra percezione delle cose. Certo. E quindi uno se ne accorge quanto più mistero, nel senso più positivo del termine, ci circonda e ci sorregge, ed è un'esplorazione affascinante come usare il microscopio o il telescopio. No? Certo. Tutto quello che espanda la nostra percezione, ripulisca i nostri sensori, affini le nostre antenne, ci permette di sentire lo splendore che è stato creato e che interagisce con il mondo degli uomini. Da questo punto di vista, gli antichi, i medievali, avevano una percezione molto più ricca della nostra, perché frequentavano il mondo invisibile quasi con naturalezza. E una delle intuizioni che viene tramandata è questa certezza che quando Dio crea il cielo e la terra, crea le cose come abbinate, no? Cielo e terra come una sorta di gemelli che si specchiano vicendevolmente. E quando gli antichi riflettevano sulla creazione dell'uomo, e quando nel Vangelo di Matteo Gesù parla che i piccoli hanno i loro angeli che sempre contemplano il volto del Padre che è nei cieli, arrivavano alla conclusione che ognuno di noi è come custodito da un doppio, no? Che gli viene assegnato per accompagnarlo e guidarlo nella vita. Perciò l'espressione di doppio celeste mi ha attirata. Il teologo russo del secolo scorso, Sergei Bulgakov, è quello che ha sviluppato con più acume questo in un suo libro La scala di Giacobbe sugli angeli, dove si,
si compiace nell'approfondire questo abbinamento tra cielo e terra attraverso della figura dell'angelo che accompagna l'uomo. Quindi bellissima. Perciò penso che tutto sommato l'espandere i nostri sensori e il poter riscoprire lo splendore della creazione e riprendere tante di quelle certezze che la rivelazione ci ha raccontato dalla parte di Dio è un bene, perché sennò viviamo in un modo molto angusto, molto... Soprattutto catturati da cose che invece, diciamo, siamo distolti un po' da questo mondo invisibile, questo mondo così caotico, così rumoroso. Diciamo che facilissimamente siamo prigionieri del banale, no? Diventiamo come appiattiti semplicemente sulla superficie delle cose. Sì. E questo rende la vita molto meno gustosa, no? Quindi il riscoprire come le profondità del reale è molto più vivificante. Certo. Cioè la società del consumo ci tiene molto spesso bloccati nel banale, no? Nel trito, sì. nel corticale, senza come facilitare che uno scenda e scopra delle cose che sono molto più vivificanti che la superficie. Essenziali, come lei dice, no? Quindi proprio l'essenziale invisibile agli occhi, proprio perché questo caos sicuramente ci allontana e non ci permette. Quindi è bellissima anche questa cosa. Lei inoltre, in un'altra parte, proprio prima che inizi proprio il libro, nel preambolo, lei ci dice anche che ci cita dei diversi articoli del Catechismo della Chiesa Cattolica, dove si parla degli angeli, e sono dal 327 al 336. Il 331 a me è colpito perché dice che Cristo è il centro del mondo angelico. Ci spiega che cosa significa questo? Il Catechismo della Chiesa Cattolica semplicemente semplifica in un modo accessibile le coordinate principali delle certezze della fede vissuta nella Chiesa. In quel numero viene detto appunto: Cristo è il centro del mondo angelico, perché essi, gli angeli, sono i suoi angeli. Come viene detto nel Vangelo di Matteo al capitolo 25, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli. Sono suoi perché create per mezzo di lui e in vista di lui, come dice la lettera ai Colossesi, poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati, potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Nella lettera ai Colossesi Paolo fa un primo elenco di queste distinzioni nel mondo angelico. E quindi sono i suoi angeli, perché tutto ruota intorno a Cristo. Se tutto è stato creato per mezzo di lui e in vista di lui, vuol dire che tutto nella creazione, e ovviamente noi inclusi, siamo strutturalmente filiali, siamo stati creati per essere figli e per godere di una vita ricevuta da un padre. E gli angeli condividono questa vocazione. Ci accompagnano quindi proprio. Perciò Cristo è l'inizio e la fine, è il senso di tutto, perché la creazione è stata fatta per mezzo di lui e in vista di lui. E noi abbiamo questa chiamata da sempre a essere figli nel figlio, e gli angeli pure. Bellissima, infatti questa cosa mi riporta alla prossima domanda, perché lei proprio ci cita, parlando degli angeli, la Genesi, il libro della Genesi, e cita il libro dell'Apocalisse. Mm-hmm. Quindi proprio mi viene in mente, come diceva, proprio l'inizio e la fine, l'alfa e l'omega. Quindi, come ci dice appunto, gli angeli accompagnano dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento tutta la rivelazione della Sacra Scrittura. Sono presenti ovunque, quindi si parla nella Sacra Scrittura proprio sempre di queste figure. Quindi, sì. In effetti dal racconto della Genesi non viene narrato
come o quando sono stati creati. Gli antichi padri della Chiesa pensavano che fossero creati quando Dio dice sia la luce, no? Sì. Perché gli angeli sono esseri di luci, luci seconde che vengono dalla luce prima che Dio stesso. Ma c'è il racconto della cacciata dal giardino e il cherubino che custodisce le porte dell'Eden, oramai precluso il paradiso, chiuso per Adamo decaduto, fino al libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro del Nuovo Testamento, dove attraverso l'accompagnamento dell'angelo Giovanni descrive l'arrivo della Nuova Gerusalemme e del nuovo giardino che è riaperto per la salvezza degli uomini. Quindi da quando gli angeli chiudono il giardino a quanto manifestano il giardino definitivamente aperto, c'è tutta la scrittura che mostra questa premura di Dio per i suoi figli attraverso il ministero degli angeli. Quindi è bellissima questa immagine, infatti io invito sempre anche in un'altra rubrica che faccio la mattina proprio all'apertura di questo libro meraviglioso che è la Bibbia, che è la nostra, ci sono i precetti di Dio, quindi la nostra salvezza attraverso... C'è infinitamente più che i precetti di certo. Dio, c'è la vita stessa di Dio che si comunica a noi, ma probabilmente la maniera più omeopatica sì. di accedere alla scrittura è tramite il messalino quotidiano. Sì, infatti è quello che quel dossaggio piccolo delle letture che la liturgia fa gustare durante tutto l'anno, di modo tale che uno legge una pagina, un salmo, un brano del Vangelo e pian piano entra in questo gusto di Dio che si comunica. Sì, che ci arriva. Infatti io dico proprio questo, che la parola poi parla ad ognuno, perché poi è vero, ognuno arriva quello che deve, che il Signore vuole comunicarti. Questo è molto bello e anch'io consiglio proprio il messalino ogni giorno, anche perché ci sono anche i commenti, che a volte non sono di così facile magari comprensione, le letture così di immediata comprensione. Figure centrali come Maria, come Pietro, hanno un rapporto preferenziale con gli angeli nel Nuovo Testamento. In che modo il Vangelo ha illuminato più profondamente il ruolo degli angeli nella vita del credente? Secondo Beh, lei? Sicuramente l'angelo più mediaticamente conosciuto tramite l'arte è l'Arcangelo Gabriele, perché la scena dell'Annunziazione è probabilmente tra le più diffuse in assoluto nella storia dell'arte, dai tempi più remoti fino ai giorni nostri. L'angelo che saluta la Vergine ed è il momento e la scena più intessuta nella vita quotidiana dei cristiani. Tre volte al giorno suonano le campane dell'Ave Maria, appunto, del saluto dell'angelo alla Vergine e stiamo concludendo proprio il mese di ottobre dedicato al Rosario, dove per centinaia di volte si ripete il saluto dell'angelo alla Vergine. Quindi la rilevanza vissuta si vede perché noi usiamo le stesse parole dell'angelo per rapportarci con la Madre di Dio. Nella storia di Pietro, invece, negli Atti degli Apostoli, al capitolo 12, viene raccontata la liberazione dal carcere di Pietro. Sì, quando apre le porte. L'angelo che compare di notte apre le fa cadere le catene, apre la porta della prigione, lo porta fuori in un modo molto, molto concreto, tanto che a Roma si conserva nella chiesa di San Pietro in Vinculis, no? Si conservano le catene sì. sia della prigionia di Gerusalemme sia quella di Roma. E Edith Stein, la martire carmelitana, amava molto questo rapporto dell'angelo con Pietro e diceva la festa di San Pietro in catene è molto cara anche a me, non come una commemorazione, ma nel senso della liberazione delle catene da parte dell'angelo. Quante catene sono già state sciolte? Come sarà bello quando cadranno le ultime?
In attesa di quell'ora, dobbiamo resistere in quelle che ci sono state assegnate e più si resiste in silenzio, meno si sente il male. Inoltre, non si deve intralciare il lavoro degli angeli. È paradigmatico perché questa liberazione di Pietro sarà il momento dove Pietro poi lascia Gerusalemme e parte per i suoi viaggi approdando finalmente a Roma, no? Quindi la lettura di quel capitolo 12 degli Atti merita la pena perché ha anche dei risvolti quasi comici e si vede quanto l'interagire con il mondo degli angeli era un qualcosa di esperienziale e molto pratico e molto concreto. No, ma infatti la concretezza con il cui l'angelo lo tira fuori dalla prigione... L'angelo gli dà un colpo per svegliarlo, perché il testo greco dice che lo colpisce, no? Quindi non è che gli dà una carezza. Infatti. E poi gli dà tutte le istruzioni per vestirsi, per darsi una mossa... È un angelo abbastanza vigoroso. E infatti questa immagine è molto bella perché ti dà proprio l'idea di quanto ci sia questa presenza viva, anche se invisibile, ma viva. E lì lo descrive veramente bene, bellissimo quel passo. Grazie. Nel libro lei ci racconta anche il suo incontro con gli angeli. E lei cita un'antica preghiera che le è stata insegnata. Mentre era sulle Ande, mi scrive, e mentre faceva questi sentieri, che diceva così, recita così: Gabriele con Maria, Raffaele con Tobia, Michele con ogni angelica gerarchia, siano con noi in questa via. Meravigliosa. L'ho trovata proprio bella questa preghiera, proprio... questa vicinanza di Michele accanto a noi, così come Gabriele nell'Annunciazione o Raffaele con Tobia, quindi proprio questo abbraccio, presenza, questa. Ci racconta come li ha incontrati e in che misura sono presenti nella sua vita oggi, Padre Guglielmo? Allora, questa preghiera ci è stata insegnata nel seminario dal Santo Arcivescovo che era il nostro, giù in Argentina, Monsignor Adolfo Tortolo, santo uomo che aveva un rapporto molto immediato con il mondo invisibile. E per lui era una tale ovvietà questo che sono già passati quasi 40 anni e per me questa preghiera continua a accompagnarmi. Non ho incontrato gli angeli nel senso che ho avuto visioni o apparizioni, né mi interessa averle. C'è una cosa che non ho nominato nel libro, ma che mi sono ricordato dopo che il libro era stato fatto. Non so se ovunque sia così, però mia madre mi aveva insegnato che quando c'era un momento di conversazione in vita pubblica, sociale, e improvvisamente c'era un momento di silenzio, lei diceva sempre, e mia nonna, è passato un angelo. E lo diceva con una totale convinzione, come se effettivamente quella specie di sospensione del rumore o del colloquio, non essendo stato pianificato, indicava che una presenza benefica era passata. Questi sono i ricordi più remoti che ho, ne avrei di altri, ma ho una constatazione quasi esperienziale per quei tocchi, quei aiuti di memoria, in modo assolutamente improvviso, che mi fa ricordare qualcosa, e che me ne accorgo senza poter ragionevolmente dubitare che anche quando non ci penso al mio angelo, lui si sta ricordando e mi assiste. E questo dovrei dire, smemorato come sono, che è quasi un'esperienza quotidiana. E sono molto, molto grato di che questo sia così. Qualche volta me ne accorgo chiarissimamente davanti a un pensiero, a uno stato d'animo, un qualcosa che cerca di raggiungermi, di penetrarmi
che c'è come la contromossa interiore, la spinta dell'angelo per dire no, sei libero di dire no. E me ne accorgo chiaramente che qualche volta preferisco semplicemente non fare caso, no? E quindi mi fa ricordare ai fumetti dove i fumetti anche di tutti i tipi di fumetti, sì, da Tintin, sì, a Pippo, no? Con di un lato l'angelino, no? E dell'altro il diavoletto, no? Sì. E quel tira e molla, quel sentirsi strattonato da pensieri, stati d'animo improvvisi, me ne accorgo che effettivamente non è una cosa puramente intrapsichica, sì, e quindi questo tocco delicato, quell'attenzione di dire caspita, non sono solo, wow. È una percezione profonda. È una percezione così, sì, microscopica, sì, ma molto benefica. Sì. In effetti io concordo con lei, perché anche a me, io sono smemorata tantissimo e mi rendo conto che alcune volte c'è qualcuno che mi dice Claudia, guarda, c'è questa cosa che devi fare, e mi rendo conto, come dice lei, è una percezione microscopica, ma c'è. Quindi questa presenza viva, proprio spirituale, forte, che c'è accanto a noi. E questo è un qualcosa che mi sorprende enormemente, ma che corrisponde poi a un qualcosa che viene menzionato sia da Timothy Radcliffe nella prefazione, dopo lo riprendo nel testo, nel geniale libro di C.S. Lewis, Le lettere di Berlicche, è un capolavoro letterario, al di là di essere divertentissimo. C'è un certo momento dove il protagonista, diciamo, muore durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale a Londra. Tutto il libro sono le suggestioni di un vecchio diavolo sperimentato a un diavolo più giovane di come tentare quel cliente. Nel momento della morte del cliente, lì scappa per sempre, e quindi il diavolo più vecchio è furioso con quello più giovane, perché gli dice, adesso te ne sei accorto che appena lui ha cessato di respirare, li vide agli angeli, no? E conobbe che li aveva sempre conosciuti, e comprese la parte che ciascuno di loro aveva avuto per molte ore nella sua vita, mentre egli si era creduto solo, tanto che ora poteva rivolgersi a loro, a ciascuno di loro, e chiedere non chi sei tu, ma eri tu dunque tutto il tempo. Questa percezione di un riconoscimento, cioè riconosco qualcuno che c'era, anche se io non lo conoscevo. Mi sembra che letterariamente, nella subcreazione letteraria di Lewis, lui lo rende bene in questo modo. Credo che sia in un certo qual modo una intuizione geniale di qualcosa che possiamo già sperimentare. Già adesso, in questo, infatti, soltanto aprendo, come dice lei, questa apertura di cuore a quello, al mondo invisibile. Sì, ecco. E tenendo i sensori puliti, ecco. Con docilità alle emozioni interiori e non cercando di manovrare questo come un sacco di pseudo manuali di New Age propongono, di poter come programmare il rapporto con l'angelo custode o fare dei rituali. Questo è i totalmente colori, falso. Ci so, ecco, quello è totalmente è un'illusione ed è totalmente falso. L'unica possibilità è attraverso la preghiera è l'affidamento e il riconoscimento delle emozioni interiori. Perciò quell'antica preghiera anche medievale dell'angelo di Dio, sì, che noi abbiamo ridotto soltanto all'uso dei bambini, sì, se gli adulti ce la prendessimo sul serio, davvero lui ci illumina, guida, regge e governa. Che è veramente la preghiera è proprio...
è totalitaria, nel senso appunto, ci spiega proprio l'essenza di questa presenza viva accanto rapporto, a noi. È un rapporto, ma è il rapporto tra persone libere e quindi non c'è né magia, né rituali, né una carappia sogni, niente. E mi viene in mente, a proposito di quello che stiamo dicendo, di un'esperienza che lei racconta qui nel suo omonimo padre Guglielmo, che ha incontrato qui al Sacro Convento, che aveva avuto il dono di poter stare accanto a padre Pio. E lui ci racconta proprio che lui aveva, come si dice nel libro, sì, se ce lo racconta lei... Beh, padre Guglielmo Limonti, cappuccino di Pescara, vive. Sì. E in gioventù è stato una specie di assistente di padre Pio a San Giovanni Rotondo e lui stesso, parecchi anni fa, mi raccontò, mi dice: Guglielmo, ti voglio raccontare una cosa che ho vissuto mentre ero in servizio con padre Pio a San Giovanni Rotondo. Una sera aveva chiesto il permesso al guardiano del convento per andare a piedi da San Giovanni Rotondo a San Michele sul Gargano, al santuario, a piedi, va e torna molto, molto stanco, e sapendo che al mattino, prima dell'alba, doveva svegliarsi per aiutare padre Pio a prepararsi per la messa. Quindi era pensieroso perché era troppo stanco, sente la sveglia, ma nel dormiveglia, perché era così cotto, gli dice all'angelo custode: vai a dire buona giornata a padre Pio, e si addormenta di nuovo. Dopo un po' si sveglia di soprassalto, si alza, va a sciacquarsi un po' e mentre si sta sciacquando ridice questa cosa. Ripete all'angelo custode: vai a dirle buona giornata a padre Pio. Corre, arriva alla stanza di padre Pio, che già era socchiusa e illuminata, apre la porta e gli dice: buona giornata padre Pio. E padre Pio le risponde: guaiò, tre volte un po' troppo, no? E fra Guglielmo è rimasto a bocca aperta e padre Pio si mise a ridere e le ha detto: due volte le hai detto al tuo angelo custode che venisse a dirmi buona giornata e adesso me lo dici te di persona. Sappi che quando tu gli incarichi qualcosa al tuo angelo custode, lui lo fa. Lo fa. E questa cosa mi aveva colpito molto. Sì. E padre Guglielmo mi ha detto: senti, io non me la sono scordata mai più. Ci credo. Perché tutte le cose che ho letto poi tra i figli di padre Pio, le cose, dedico un capitoletto del libro a tutto il rapporto, sì, di padre Pio con gli angeli custodi, e detto, io l'ho sperimentato direttamente così. Per me è stato molto benefico, non soltanto per essere una testimonianza di viva persona direttamente. Padre Guglielmo Limonti poi ha seguito i gruppi di preghiera per decenni, è una persona con una grande fama di essere un buon figlio di padre Pio, e perché ho seguito il consiglio, quindi spessissimo ho chiesto al mio angelo di portare dei messaggi a persone lontane, malate, alle quali io non potevo raggiungere, e ho la totale fiducia che lui adempiva questo. Un giorno sicuramente potrò avere la conferma esperienziale di queste persone, che poi sono tutte morte, ma sono certo di che lui ha adempiuto il compito e ha portato i messaggi. E il fatto di poter contare con un assistente così è una grande consolazione. Caspita, se lo è, riempie, anche perché sappiamo che in questo modo possiamo essere veramente in comunione con tutti, perché loro arrivano anche, sì, dove noi materialmente non possiamo arrivare. Ed è vero che questo già ovviamente lo fa lo Spirito Santo, ma è come se noi nella nostra piccolezza abbiamo bisogno anche di qualcosa più alla nostra portata, sì, no? Non sempre ce la sentiamo di respirare così in profondità e di muoverci con il Signore Dio. Certo. No? E quindi avere una persona creata affiancata a me per volontà esplicita e per incarico del Signore è una consolazione. Molto grande, devo dire molto grande. Veramente bella, grazie. Quindi, diciamo che nel secondo capitolo invece del libro lei ci parla di una figura importantissima
che è la figura di San Francesco d'Assisi e del rapporto di Francesco con gli angeli, quindi di San Francesco con gli angeli. Qual è il rapporto speciale che c'è tra i francescani e gli angeli? Se dovessi... Lei da francescano. Appunto, prima non sono il portavoce dei francescani. No, sicuramente no? Questo no, però... Ma... E di San Francesco stesso sappiamo soltanto quello che lui diceva o dicevano i suoi biografi. Viene affermato molto esplicitamente da Tommaso da Celano, il primo biografo, che Francesco d'Assisi aveva una predilezione per la Porziuncola, per Santa Maria degli Angeli, non soltanto per la enorme venerazione che aveva verso la Madre di Dio, ma perché, essendo molto legato agli angeli, aveva sperimentato che la cappella della Porziuncola era frequentemente visitata dagli angeli. E a me mi sorprende molto quanto sia dimenticato questo. Sì, è vero. Nell'elenco dei santuari mariani quasi mai viene elencata Santa Maria degli Angeli, cosa che mi sembra assolutamente assurdo. Sì, viene concordo. Riconosciuto santuario francescano, ci mancherebbe altro, ma non santuario mariano. È il santuario mariano più importante dell'ordine francescano. Vabbè. Ma è bene ricordarla questa cosa, appunto, perché almeno... Ma dire che è un santuario angelico è vero perché corrisponde all'esperienza di San Francesco e nessuno si ricorda mai che Santa Maria degli Angeli è un santuario anche degli angeli. Certo. Però diciamo nemmeno gli angiolani se lo ricordano, no? Quindi è sconcertante quanto la familiarità con qualcosa la rende invisibile nel senso deteriore, no? Uno non la vede più, è così familiare che è trita, è quasi scontata, è quasi... e appunto diventa invisibile, come nei rapporti di coppia, no? Sì. Una familiarità troppo stretta fa diventare opache le cose. Sì, è vero. Quindi ultimamente quando mi capita di poter scendere e entrare in Porziuncola, prendo atto che sia un luogo prediletto dagli angeli e che non c'ho bisogno di andare in provincia di Foggia, al santuario del Gargano, per poter rendere omaggio agli angeli, basta entrare in Porziuncola. Noi qui abbiamo un dono, io lo dico sempre, sì, sì, sì. Perché c'è proprio una spiritualità molto forte dentro proprio la chiesina della Porziuncola. Ed è anche pensare che lì c'è stato San Francesco, che ha avuto questo rapporto con queste figure angeliche che percepiva e che noi purtroppo oggi, come dice lei, le cose diventano opache ed è un peccato, bisognerebbe proprio ridargli lustro e riavvicinarsi. Perciò, sì, sì. E quindi, ecco, è bene ricordare anche questa cosa, mi piace molto che me l'abbia insomma, suggerita, perché... noi soprattutto che siamo qui ad Assisi abbiamo un dono, una grazia di poterci andare tutte le volte che vogliamo e ci vengono da tutto il mondo, quindi ecco anche questo invito a fare memoria anche di questo proprio luogo come luogo dove ci sono gli angeli, dove c'è Maria, gli angeli e la figura di San Francesco, questa figura forte che è stata proprio il Vangelo messo in pratica, perché lui è riuscito a mettere in pratica il Vangelo e la sua conversione viene proprio dalla parola. Questa cosa mi cattura moltissimo, perché ci fa capire quanto, come dicevamo prima, rispolverare la parola di Dio possa veramente cambiare le prospettive del cuore e quindi aprirci anche, come dicevamo, a queste figure meravigliose che sono gli angeli. Adesso, un'altra cosa che mi colpisce è che quando si parla proprio delle stigmati di San Francesco, le stigmati vengono date a San Francesco da un serafino. Quindi si parla di un angelo specifico.
Quindi, che significato ha per un francescano sapere di essere figlio di un padre serafico? Dovresti domandarlo a un vero francescano. Io non... 30 anni di vita con l'abito francescano non mi hanno insegnato un granché al riguardo. Il serafino crocifisso della Verna è un unicum nella storia della agiografia. Il motivo per il quale il Signore abbia voluto la mediazione del serafino, che sarebbe nella gerarchia angelica l'ordine degli angeli più vicini allo Spirito Santo, no? I più infiammati, i più fiammeggianti. E questo serafino crocifisso, che è il tramite per il quale le stigmate si imprimono nel corpo di Francesco come sulla cera, ha qualcosa di unico che riguarda la vita di lui, no? Perché è un qualcosa di assolutamente personale suo. Ecco, lo vediamo qui nell'immagine. Ma allo stesso tempo implica una realtà. Avvicinarsi al fuoco brucia. I serafini sono i fiammeggianti, i brucianti. Nell'antichità cristiana in generale gli angeli erano considerati sempre sotto il simbolismo del fuoco e della luce, quindi personaggi temibili, non inoffensivi, putini, certo. Cupidi, completamente insipidi. Erano potenze fiammeggianti che incutevano per il proprio splendore grande, grande timore, tanto che ogni comparsa di un angelo comportava il dover dire non temere, no? Non temere. Quindi questo fiammeggiante che liquefà la carne di Francesco imprimendo le piaghe della passione, per me è il segno di che veramente un rapporto vero necessariamente tende a identificare l'amante con l'amato, no? Certo. Ma ogni amore vero è sacrificale, non c'è una possibilità di un amore vero che non comporti sofferenza, vale per la vita di coppia, per la vita di amicizia, per qualsiasi cosa. Quindi l'amore vero infiamma, ma comporta comporta la sofferenza di condividere la passione della persona amata. Entrare proprio in comunione totale. Sì, quello che San Paolo dirà nella lettera ai Galati, io sono concrocifisso con Cristo. No? Sì. Quello lo poteva dire prima di Francesco il buon ladrone, che è stato concrocifisso con Cristo. Per me la impressione delle stigmate, da questo punto di vista, mi fa pensare in un certo modo alla compagnia del buon ladrone, perché se potrò portare il peso della croce con Cristo, mi sento più vicino al buon ladrone che a San Francesco. Ecco. No? E quindi l'importante è questo lasciarsi fare, perché Francesco si affida completamente al suo Signore e supplicava di poter sentire qualcosa dell'amore e del dolore che il Signore aveva subito per noi. E il serafino crocifisso glielo trasmette. Perciò lo fa partecipe, compartecipe di quella passione fino in fondo. Sì, e questa grazia l'abbiamo già di fatto ricevuta nel battesimo. Sì. Perché siamo stati incorporati in Cristo. E in Francesco diventa visibile anche nel suo corpo. Non è che uno abbia bisogno delle stigmate perché questo diventi certo. Vero, ma è vero pure che è lasciarsi incontrare da qualcuno che mi cambia la vita. Mi cambia la vita come ogni amore vero cambia la vita. Sì. E in questo caso essere figlio di un padre serafico è un'eredità molto, molto grande, perché uno non è minimamente in grado, uno cerca di essere
un po' meno opaco perché la gente non possa sentirsi scoraggiata, anche se il francescano medio, me incluso, siamo più vicini al lupo di Gubbio che a San Francesco. Beh, su questo non lo so, nel senso che comunque è vero che il modo in cui uno si pone comunque rispecchia poi quelli di chi siamo figli, no? Perché se sposiamo veramente quel tipo di abbraccio che è quello di San Francesco. E in quel caso bisognerebbe incominciare da zero per incominciare dalla mitezza e dall'umiltà. E quindi è un bel lavorio e il nostro angelo custode dovrà fare gli straordinari e avere la tredicesima per aiutarci in questo cammino di piccolezza. Beh, sicuramente saranno molto stanchi questi angeli perché penso che nella nostra vita ci abbiano da fare moltissimo, anche perché nel suo libro una cosa che mi aveva anche colpito è questo soffio di bene che loro ci danno e che cercano di farci arrivare, questo proprio l'immagine dello spirito che passa attraverso di loro, che ci mandano questo soffio di bene che ci instra o cercano di instradarci, certo è dura in un mondo dura, come quello sì, di oggi per ma loro. Ma penso che sia stato sempre dura. Sì. Noi sentiamo il peso del periodo storico che viviamo, ma penso che ogni generazione ha delle sfide e dei pesi. Diversi. E noi tendiamo a idealizzare, no? Le cose che non viviamo, e invece di semplicemente dire tocca questo, vuol dire che sono adatto a viverlo. Certo. Da quel punto di vista, una delle cose più benefiche per me è quello che Timothy Radcliffe nella prefazione cita, e poi io riprendo, una lettera di Tolkien, sì, l'autore del Signore degli Anelli, Signore, a suo figlio Christopher nel 44 durante la guerra, quando il figlio era pilota della Royal Air Force. Tolkien ha avuto una specie di intuizione spirituale durante l'adorazione delle 40 ore nella parrocchia che frequentava Oxford e ha avuto una percezione che cerca di raccontare al figlio per dargli anche una specie di sostegno. Conforto. No? Lui vedeva come se ci fossero dei pulviscoli, no? Galleggianti nell'aria, nella luce, e ha avuto l'idea, l'intuizione, come che questo pulviscolo era sostenuto dalla luce stessa che lo illuminava, e pensava, ognuno di noi è questo granellino di polvere sorretto dalla luce, no? Dell'amore di Dio. E poi subito è venuto un altro pensiero che ha detto, ma non che io vedessi una linea di luce tra la sorgente della luce e il pulviscolo, ma ho pensato che quella linea di luce che sorregge il pulviscolo è l'angelo custode. Bellissima questa immagine. Perché diceva, è l'amore personalizzato di Dio, non personificato nel senso letterario, personalizzato. Cioè Dio che si premura di affidarci una persona creata immortale, invisibile, potente come l'angelo, perché la luce del suo amore mi raggiunga in modo personale e mi sorregga. Sostenga. No? Certo. E in questo Tolkien dimostra di essere non soltanto un grande scrittore, ma un profondo credente e direi quasi un mistico. Ma questa descrizione dell'angelo come la linea di luce creata che mi unisce al mio Signore, personalizzata, adatta a me, per me è forse uno dei... È un'immagine dei... meravigliosa, sì, è anche di grande sostegno. Sì. Quindi ecco, immaginiamo tutti questa linea di luce che unisce il Signore a noi e dove c'è in questo spazio quest'angelo che si prende proprio cura di noi ogni giorno, in ogni momento, da quando nasciamo a quando torniamo alla casa del Padre. Questa è un'idea bellissima. E so che lei ha scritto un libro proprio sul Tolkien che ci parla proprio del... Beh sì, ci sono altre pubblicazioni su Tolkien, ma Tolkien è una delizia come lettura, sì, ma anche può essere un grande nutrimento per sviluppare la nostra percezione sacramentale della realtà, la nostra percezione simbolica della realtà.
Allora, non mancherò di prendere anche quel libro. Allora, intanto faremo altre due puntate qui con lei, Padre Guglielmo, per parlare delle relazioni che avevano i santi, ce ne sono tantissimo, con queste figure celesti, questo doppio celeste che il Signore ci ha messo accanto. Nel frattempo io vi consiglio veramente di prendere il suo libro perché è illuminante, bellissimo. Veramente la ringrazio di questa opera bella, sono contenta che i suoi amici l'hanno veramente esortata a scriverla. Noi siamo arrivati in finale, ci vediamo mercoledì prossimo, il 6 novembre, sempre qui, con Padre Guglielmo Spirito, che io ringrazio tantissimo per la sua presenza qui con noi e per questo libro. E grazie a voi dell'attenzione e della pazienza e della fiducia che i frati di Santa Maria degli Angeli nell'editrice Porziuncola hanno avuto di rischiare di pubblicarlo. Ma secondo me è stato un dono per loro poterlo pubblicare, perché è veramente bello. Quindi vi ricordo, L'essenziale è invisibile agli occhi di Padre Guglielmo Spirito. Ecco, lo trovate in libreria e magari per mercoledì prossimo, se qualcuno già lo ha acquistato, vedrete che quanto sia bello e quanto sia edificante veramente entrare in questa lettura che ci apre veramente a questo mondo invisibile. La ringrazio moltissimo, ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie a tutti voi, buona serata. Buona serata anche a voi e buona festa dei Santi. Grazie.